Buongiorno a Fabio Brigida di Trend Online. Fabio, grazie per essere in nostra compagnia e bentrovato. Buongiorno Giacomo, ben trovato a te e un saluto a tutti gli spettatori. Dicevamo, insomma, oggi ovviamente è l'ultima seduta del mese e quindi siamo davanti alla fine del ciclo mensile. Cerchiamo un po' di capire che cosa c'è da sapere a partire da quello che abbiamo visto nelle piazze europee, insomma, guardando il nostro MIB e il DAX. A te la scelta da quale, insomma. Ti lascio insomma la scelta su Guarda, quale indice, su, da quale indice partiamo. partire, se da Guarda. quello di Francoforte o da quello nostro, tanto insomma le cose da raccontare non mancano. Certo, vorrei un attimo spiazzarti, nel senso che tra il MIB e il DAX io partirei dall'indice mid cap italiano. Va bene, sì, le sorprese mi sono Perché? sempre piaciute, No, quindi no, nel senso va che benissimo. c'è un piccolo problema di fondo, Giacomo, Dimmi. che comunque c'è ancora questa idea che la borsa italiana, no, non sia così profittevole, comunque non sia il posto giusto dove investire i propri soldi e quant'altro. Ora, questa è una mia personalissima idea che mi sono fatto negli anni. Più passa il tempo, più mi convinco che il FTSE MIB non sia assolutamente l'indice che possa rispecchiare al meglio quella che, diciamo, quello che è l'andamento storico di una nazione che è fondata sulle piccole e medie imprese. Quindi ci sta a dire che comunque il FTSE MIB, il DAX, ok, stanno performando bene, ma non dobbiamo dimenticare che c'è un indice che performa sicuramente meglio che quello delle mid cap italiane. Per mid cap intendo quelle società di piccola, diciamo media piccola capitalizzazione, quindi possiamo includere anche delle small cap, e condividendo il quadro grafico con candele Kinashi mensili, io tengo sempre a precisare che mi occupo di investimenti e non di trading. Beh, possiamo osservare come entrambi gli indici in effetti siano al cospetto di un'importante barriera. Questo è il FTSE MIB, questo è il mid cap, ma la differenza è che il mid cap si trova sui massimi storici. Il FTSE MIB invece si trova molto molto lontano, quasi 20.000 punti rispetto ai massimi storici che ha fatto segnare una decina e più di anni fa, era lontano 2007. Quindi, questo per dire che cosa? Che l'intonazione è positiva di fondo, occasioni di investimento non mancano neanche adesso, che sembra che magari tutti i titoli siano già partiti, invece non è così, ci sono diverse aziende che dal punto di vista grafico stanno dando un importante impulso operativo. Due settori, due macro aree di questo periodo sono sicuramente il lusso e anche gli utility. Qualche giorno fa ACEA ha aggiornato i propri massimi storici, Ascopiave l'ha seguita a ruota, abbiamo A2A che macina, se non sbaglio, la sesta candela mensile. Quinto, sesta candela mensile rialzista, quindi ci sono occasioni di investimento anche attualmente per chi magari fosse rimasto fuori da questo rally in attesa di uno storno che effettivamente non avrebbe motivo di esserci, almeno dal punto di vista grafico, in questo periodo. Perfetto, perfetto. Io intanto stavo comunicando con la regia per quanto riguarda la strappa, insomma, anche da mostrare, appunto per ribadire che siamo appunto alla fine del ciclo mensile. Siamo partiti dal mid Certo. cap. Fabio ci ha spiegato, insomma, qual è la situazione da questo punto di vista, e questo ci permette, insomma, di iniziare i nostri ragionamenti su quello che di fatto è stato un mese sicuramente, insomma, non, che non ci fa pensare a qualche cambiamento di direzione, insomma, importante, e questo vale più o meno per tutto il mercato europeo, ma diciamo così non ci ha neanche permesso di osservare magari qualche movimento particolare, quantomeno a livello di indici. Poi abbiamo visto come ad Certo. esempio su euro-dollaro c'è stato un movimento sicuramente in una sola direzione, lo stesso vale anche per il petrolio, diversa invece la situazione per i principali indici europei. Sì, come darti torto, in effetti non ci sono ad oggi indizi che possano lasciar presumere
un'inversione, diciamo, di queste tendenze. Anche il DAX, che giustamente hai citato prima, batte nuovi massimi. Quindi mercati come questi, Giacomo, sono belli perché sono chiari e facili da leggere. Nel senso che magari fosse sempre così. Sono 5 mesi che siamo in un trend rialzista e io ho questo appuntamento con voi l'ultimo venerdì di ogni mese e purtroppo sì, sono ripetitivo e anche un po' noioso, ma sono 3-4 mesi che dico l'unica cosa da fare è tenere fino a prova contraria. E purtroppo io comunque Non sai quanto faccio. siamo stati noi noiosi quando c'era Trump presidente e la tendenza era sempre dire grande volatilità e nuovi massimi storici del Nasdaq e dello Standard & Poor's 500. Viene fuori il meme di Robert Downey Jr. con gli occhi che si alzano al cielo, che poi è abbastanza virale anche sul web, quindi non preoccuparti, però Esatto, il no, no, senso ma del tuo ragionamento è chiaro. sì, cioè allora c'è questa grande linea di demarcazione secondo me tra chi ha preso consapevolezza di come si può generare profitti sui mercati e chi invece è lì a cercare il brivido. Perché man mano che io mi occupo anche di formazione, ho formato 300-400 persone nel corso degli anni e mi accorgo sempre che la cosa principale che la gente cerca è l'emozione quando entra in posizione, no? Cosa che invece deve totalmente scomparire se vogliamo fare le cose per bene ed essere duraturi sui mercati. Quindi il fatto di essere magari ripetitivi, noiosi, deve essere anche un obiettivo nella nostra operatività. Cioè dobbiamo darci delle regole e se qualcosa, come dire, se l'andamento di un titolo, se il grafico, io mi occupo principalmente di analisi grafica, ha delle caratteristiche, ci fornisce degli input da seguire, dobbiamo semplicemente seguire il mercato, seguire quelli che sono gli input che abbiamo e non fare null'altro, non è chiederci perché, né chiederci per come, non essere coinvolti troppo emotivamente. Quindi la gente, la maggior parte delle persone, non dico tutti, ma va sempre alla ricerca del brivido, del colpo che gli cambia la vita. Purtroppo i mercati non sono così, cioè nel senso possono dare brevi soddisfazioni su breve termine, ma solo chi riesce a sfruttarli alla lunga riesce realmente a generare dei profitti e soprattutto non cercare cose che non ci sono a tutti i costi, cioè nel senso sono mesi che sento persone che magari non entrano perché aspettano il ritracciamento perché magari i prezzi sono troppo tirati, perché il mercato no, cioè la differenza è che loro sono rimasti fuori, altri che invece seguono i trend sono dentro e stanno facendo performance importanti. Non c'è per forza bisogno di andare in America ad investire. È vero che l'America offre delle occasioni molto più frequentemente per generare profitti del 30, 40, 80, 100, 200%, non lo scopro di certo io quest'oggi, però anche in Italia ci sono dei titoli molto ben impostati, sui quali veramente chiunque poteva ad oggi avere una performance del 30, 40, 50, 60% in tranquillità, Giacomo. Cioè, questa è la bellezza di questa fase del mercato, che serenamente, tranquillamente è possibile generare dei profitti in maniera noiosa, ecco, Sì, tornando che al discorso. poi, insomma, la tua riflessione è molto chiara, che peraltro io poi dicevo nulla in particolare da segnalare sui mercati alla fine di questo mese. In realtà abbiamo il DAX che comunque, dopo aver segnato i massimi storici a marzo, tu lo hai ricordato, beh, insomma, li ha aggiornati anche per il mese di aprile, quindi comunque diciamo che la notizia c'è, quindi insomma mi sono un attimo corretto. E aggiungerei, e qui ovviamente correggimi se sbaglio, guardando il nostro di indice, forse a livello di avvicinamento e di tentativo ulteriore di superare il famoso muro di gomma dei 25.000 circa, e che ci tiene in qualche modo sottomessi da il 2009, forse questo mese di aprile rappresenta più di ogni altro mese nel corso di questi 11 anni, quello che è riuscito ad avvicinarsi di più anche a livello di costanza, perché poi è vero che a febbraio 2020 l'avevamo anche superato, ma poi guardando il grafico è Certo. una spike rialzista, mentre invece questa volta abbiamo proprio posizionato la nostra testa sul soffitto, insomma, attaccato al soffitto, e vediamo se da maggio ci saranno in qualche modo nuove spinte e nuovi tentativi. Sì,
Io posso semplicemente dare una visione grafica, nel senso che non ho mai fatto previsioni, anche perché reputo impossibile fare previsioni, ovvero prevedere l'andamento di un qualcosa che è totalmente irrazionale, come l'andamento dei mercati. Però sono d'accordo con te sul fatto che stiamo arrivando al test di questi livelli in una maniera differente rispetto agli altri anni. Come hai fatto notare giustamente prima, a febbraio abbiamo avuto questa lunga spike, che è la parte superiore di una long legged doji. Ricordo sempre che questi sono quadri grafici e kinashi mensili. Non vorrei che poi i gentili spettatori non si ritrovassero con i loro grafici, nella maggior parte dei casi sono comunque candele giapponesi. Le kinashi ci consentono, almeno mi consentono, di osservare che a questo giro stiamo arrivando con un andamento un po' più omogeneo, un po' più lineare, nel senso che comunque siamo oltre 24.000 punti, ma con delle candele kinashi mensili piene, prive di stoppini inferiori, ma che, come dire, si stanno avvicinando in una maniera un po' più soft, un po' più morbida al test di queste barriere. La storia ci insegna che in effetti 24.000 punti, 24, 24.500, hanno sempre rappresentato i limiti inferiori e superiori di un'area molto molto ostica. Vediamo come chiude questo mese di aprile, che comunque chiude praticamente oggi, quindi chiuderà con questo tipo di candela. Maggio probabilmente, come dire, risentirà un po' dello stacco dividendi, un po' della diceria sell in May e go away. Insomma, si sa come va maggio. Maggio è un mese un po' particolare, però come dire, io vedo che ad oggi non ci sono indizi per chiudere le posizioni o per gridare al ribasso. Questo è un trend che, se dovesse rompere i 25.000 punti, porterebbe veramente il FTSE MIB su livelli che non si vedono da oltre un decennio, e questa, diciamo, che è la grande novità di quest'ultimo trimestre, cioè essere arrivati al test di queste barriere in una maniera quasi inaspettata sicuramente, ma soprattutto in una maniera tranquilla, senza troppi strappi, senza e anche senza troppe pretese, ecco. Eh sì, le famose praterie quasi inesplorate, quasi, perché comunque sarebbero livelli già testati, ma come detto, insomma, che non avviene da oltre un Sì, decennio, insomma. però Diversa invece. mi permetto, scusami Giacomo, Certo, vai. di ricordare che l'indice comunque è un paniere che è mosso dall'andamento dei titoli che lo compongono. Quindi non fossilizziamoci solo sull'indice. Io invito i gentili spettatori magari ad aprire quadri tecnici come il titolo, quelli del titolo Replay, come del titolo De Longhi, come del titolo SESA, come del titolo BS, Interpump, cioè. Lì le praterie, hai voglia, che sono state già battute, quindi non ci fossilizziamo solo su dove si trova il FTSE MIB. Il FTSE MIB dà un'idea di come, diciamo, l'Italia vada nel mondo dal punto di vista borsistico, ma non è l'unica cosa da osservare, o anzi, se posso dare un personalissimo parere, è l'ultima cosa che va osservata prima di prendere una posizione, perché non tutti i titoli sono assolutamente legati all'indice, anzi, all'inverso, pochi titoli incidono sull'indice, quindi non devono essere lo specchio poi di una realtà ben diversa da quella che poi in effetti Fuzzini possa sintetizzare. Diversa sicuramente la situazione invece del mercato americano, il cui sia Standard & Poor's 500 sia il Dow Jones hanno segnato nuovi massimi storici. Anche io tendo sempre a usare questa espressione con una certa arroganza, cioè utilizzando i minimi del mese precedente come base, come supporto per andare a aggiornare cioè anche per distacco, insomma, i nuovi record. Questo sia per il Dow Jones che sia per lo Standard & Poor's. Il Nasdaq in maniera un po' meno diciamo convinta, ma è riuscito sicuramente ad aggiornare a sua volta i massimi, diciamo, in zona Cesarini, quindi non in maniera così netta come gli altri due indici, complice la famosa rotazione settoriale e anche evidentemente, diciamo, la spinta finale che ha ricevuto da alcuni, quantomeno dei suoi fang, che hanno registrato trimestrali molto molto importanti. C'è chi invece in controtendenza ha subito diverse perdite sul mercato,
ormai in linea di massima, la settimana, insomma, delle trimestrali ha contribuito a dare quella spinta finale che ha permesso all'indice tecnologico di andare a segnare a sua volta, appunto, nuovi record. Guarda, sono sincero, io non seguo molto l'America, Ok. quindi sì, diciamo, so che comunque è sempre molto più attraente rispetto all'Italia o comunque all'Europa per quanto riguarda non solo gli investimenti ma anche il trading, perché ovviamente il trader cerca più volatilità e lì ce n'è molta di più rispetto al nostro mercato, però ecco, non avendo molte conoscenze sul mercato americano preferisco evitare di espormi in merito. Beh, insomma, è quella volatilità di cui facevo accenno poco fa, anche quando, Certo. insomma, ho ricordato il famoso meme con Tony Stark che guarda in alto e che è un po', secondo me, quello che fanno i nostri amici a casa quando Esatto, diciamo bene, esatto. mercati volatili oppure partenza, avvio di contrattazioni prudente, insomma, che è un po' più o meno il biglietto da visita, insomma, ogni volta che si parte. Certo, Si certo. ricomincia con il mercato. E allora, Fabio Brigi da Trend Online, seguitelo ovviamente sul nostro sito di riferimento. Io intanto ti ringrazio per averci dato le tue analisi. Noi ci risentiamo presto. Buon lavoro ovviamente, buon fine settimana. Grazie mille Giacomo, sempre un piacere essere qui con voi, ci rivediamo fra un mesetto circa. E proprio in conclusione, se posso permettermi di dire una cosa sul tema dei Anche due. dividendi. Allora, visto che andiamo incontro alla stagione dei dividendi, vorrei spezzare, come dire, una lancia in favore di coloro che vedono nel dividendo un premio che l'azienda dà per aver creduto in loro nel tempo. Sì. Non bisogna comprare un titolo per il dividendo. Ho visto sì gente vivere di rendita con i dividendi, ma non ho mai visto nessuno arricchirsi perché comprava e vendeva quando c'era un dividendo. Quindi pensiamo piuttosto ad avere un flusso di performance costante in portafoglio. I dividendi, se vengono, prendiamoli come un premio. Se non vengono, pazienza, avremo le performance dei titoli che ci faranno stare belli contenti. Che poi è sempre interessante, insomma, parlare con Fabio perché ci dà spesso delle view diciamo, diverse, insomma, da quelle che siamo abituati a ascoltare e che vanno comunque messe nel cassetto, cioè bisogna Certo. comunque valutare anche, guardare le cose da un altro punto di vista, anche da un altro punto di vista, come ricorda anche un famoso film con Robin Williams. Grazie ancora Fabio e a presto. Grazie mille a voi, buon fine settimana a tutti, alla prossima.